Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Oramai io sono abbonata con l'abbassamento di voce, cioè non c'è niente da fare, fa parte di me. Non so neanche come definire queste giornate. Ci sono tipo 56 gradi all'ombra, io non ne posso più. Oggi è lunedì 16 agosto, hanno detto che dovrebbe rinfrescare, tant'è che io domani dovrei andare in gita a Firenze con mio marito. Io comunque abito nella provincia di Modena e Firenze è a un'oretta e mezzo di macchina massimo, anche qualcosa di meno, se non c'è traffico, per cui insomma la gitarella, diciamo, giornaliera ci sta. Mio marito non ha mai visto Firenze, quindi insomma vale la pena, però cioè, hanno messo un abbassamento delle temperature che io spero avverrà, perché sennò noi domani moriremo stecchiti proprio, quindi insomma sto aspettando con ansia i temporali come mio solito. Nuovo vlog come sempre inutile oggi, però sarà meno inutile del solito perché faremo qualche lavoretto in casa. Voglio cambiare alcuni aspetti, diciamo, della mia casa, insomma alcuni piccoli particolari, e lo faremo insieme a mio marito perché è in ferie. Dopo aver fatto questa cosa vi voglio raccontare, comunque vi voglio aggiornare su la questione, fra virgolette, costruttore barra casa, perché ci sono delle novità. Vi ho lasciate un po' così, come si dice dalle mie parti, in 30, cioè come senza sapere nulla, anche se io ho saputo quasi subito quello che era successo. Però sapete che insomma io i vlog li giro a volte non li giro, devo avere tempo barra voglia barra tante altre cose. Quindi adesso veniamo a quello che devo fare in casa, che ve lo faccio vedere. Eccomi qua, sono riuscita a spacchettare, è arrivato tutto dentro questo tubo che io mi do in testa. L'azienda è questa qua. Comunque io sotto vi metto tutti i link di riferimento e tutte le cose. Qui addirittura praticamente c'è il disegno di quello che si vede, di quello che ho preso, insomma, della carta che ho preso, perché si tratta comunque di carta da parati. Vi faccio vedere più nello specifico, aprendo il tubone e tirando fuori quello che devo tirare fuori. Questo è quello che mi è arrivato, adesso lo vediamo insieme, perché si tratta di due lavoretti che devo fare. La carta in sé è questa qua, così, che ha questa fantasia bellissima, secondo me molto carina, insomma. E poi questa qua, che come vedete è una specie di carta comunque plastificata opaca, che sarebbe comunque della carta per delle finestre. Questi sono adesivi praticamente da finestra e murali, per cui potete utilizzare sia come carta da parati che sulle finestre, e questa io la voglio utilizzare da mettere nella mia finestra del bagno. Voi sapete che io abito a pian terreno, ho a fianco a me, praticamente non ho vicini, però ho delle fabbriche che sono chiuse normalmente da quando abito qui, però da poco tempo è venuto a abitare qualcuno, nel senso che proprio l'azienda dove io ho il bagno praticamente è stata acquistata da un'azienda, tra l'altro famosissima, c'è la Lormar, che è proprio della mia città, che la utilizza come magazzino, quindi non c'è praticamente quasi mai nessuno, ma a volte diciamo che la gente va e viene, ecco. Quindi io ho pensato, per il poco tempo che mi resta da restare qui, perché comunque io me ne andrò a fine dicembre se tutto va bene, e ho pensato di utilizzare questi adesivi per opacizzare la finestra. Allora, queste sono carte, come vedete, che non sono precisamente carte da parati normali, perché nascono per molteplici usi, in particolare appunto per rendere quasi con l'aspetto di una parete, una magari porta finestra, una finestra grande, insomma sono una cosa molto particolare. Io ho accettato questa collaborazione proprio perché si trattava di oggetti diciamo che non avevo mai visto io, infatti come vedete sono semi trasparenti. Io vi faccio vedere alcuni degli usi che potrebbero essere fatti, ad esempio, di questi fogli. Guardate, adesso non state a guardare precisamente il posto dove l'ho messa, però per esempio posizionata solo qua dentro sarebbe un'idea molto carina. Posizionata all'interno della mia vetrinetta, che come vedete là dentro è bianca, darebbe quel, diciamo, tocco secondo me molto carino, che però secondo me dovrebbe richiamare precisamente le pareti. Per questo motivo, siccome io da qua, come vi dicevo, me ne devo andare, non la userò così.
Io avevo già pensato di utilizzare una carta da parati per rivestire l'interno della mia vetrinetta nelle parti visibili, perché mi piaceva l'idea, comunque una carta da parati che richiamasse quella che io ho alle mie spalle, insomma, intorno. Però non mi piaceva l'idea perché mi pensavo che fosse troppo di chiusura come idea, nel senso che la carta da parati è totalmente coprente. Questa, come potete vedere, è semi-trasparente, perché poi una volta posizionata lascia un po' trasparire il legno che c'è sotto, e secondo me è abbastanza più leggero come lavoro. Posizionato invece su una finestra come questa, per esempio, dà un effetto di questo tipo, che è molto molto bello, come potete notare. E ovviamente dovrebbe essere fatto all'interno, adesso vi faccio vedere meglio, così magari ci possiamo capire di più. Ora, questa è una finestra molto normale, fra virgolette, nel senso che non è una finestra di quelle finestroni che uno magari vuole leggermente oscurare, ma si tratta di una normale finestra. L'effetto però con la luce è questo. Vedete che lascia trasparire completamente la luce. Non è una normale carta da parati che vi oscura, ma bensì è una carta da parati che vi lascia, cioè comunque, ecco, adesso io abbasso tantissimo la luminosità per farvi vedere che comunque si vede la fantasia, ma la luce continua a filtrare. Raccontavo poco fa, permettono di avere una sorta di tendina. Anche noi abbiamo le tendine, non so se a voi, cioè, le avete. Io le ho simili ma non uguali in bagno, cioè quelle che si attaccano direttamente allo scuro, cioè quindi allo scheletro della finestra, e coprono soltanto il vetro. Ecco, queste tipologie di carte vi permettono comunque di avere lo scheletro dell'infisso completamente a vista. Ora, io vi farò vedere degli esempi, vi mostrerò come sta questa carta su vetro, avendo visto con mano di che tipo di carta si tratta, perché comunque è una carta di stoffa plastificata lavabile, e l'effetto che fa, perché l'ho provato insieme a mio marito, insomma, dentro e fuori, mi piace tantissimo, e probabilmente le utilizzerò per il bagno della casa nuova, per evitare di avere tende e tendine, che io non so mai che tipo di tende comprare per il bagno, perché non me ne piace mai neanche una, devo dire la verità. Sono sempre troppo too much per me. In bagno avrei qualcosa di molto essenziale ma molto comodo. Invece quelle che ho anche adesso, quando apro devo tirare su, insomma, è un po' fastidioso. Quella vi leva ogni tipo di problema, e se avete degli infissi, diciamo, particolari, anche degli infissi restaurati, antichi, molte case hanno questi infissi molto belli, che sono belli da mostrare, secondo me l'effetto viene wow. Ora comunque lo facciamo in casa con l'operaio. Allora, vi volevo far vedere che io, come luogo deputato alla cosa, diciamo, che dobbiamo fare, ho scelto il mio bagnetto. Allora, vi faccio vedere com'è la finestra del mio bagnetto. Aspettate un attimo che metto la luminosità più bassa, così si riesce un po' a vedere. Ecco qua, con la luminosità bassa. Io ho le tende fatte in questo modo qua, cioè c'è una piccola asta. Il problema è quando le apro, è questo qua, come vedete. Ma anche il problema delle vasistas, che adesso ho sbagliato, ecco qua, il vasistas che si apre così, insomma, vabbè, non è che sia orribile, però io l'altra, prima avevo, come vedete ci sono i buchini, e lì di lato, non fate caso delle ragnatele che ormai fanno parte della mia vita, ci sono dei buchini perché io avevo bucato e fatto le famose tende come vi raccontavo prima. Ecco, qui io proverò questo metodo che io trovo geniale. Ho accettato questa collaborazione proprio perché secondo me è una cosa veramente geniale d'arredo e molto bella, non definitiva, tra l'altro, quindi non andate a rovinare vetro, non andate a rovinare nulla. E vi faccio vedere perché io ho pensato a questa soluzione. Vedete, questo è il mio giardino, vabbè, ormai non si può più chiamare giardino, sembra, cioè, la Dead Valley, va bene. Quella fabbrica, che è un magazzino che è sempre stato chiuso, ora è tornato in uso, e ci sono delle persone che, anche se io ho l'aiuola, come vedete, comunque passeggiano di giorno avanti e indietro, si affacciano alla finestra. Quindi, insomma, per me le tende sono cosa fondamentale. Diciamo che queste tende, come vedete, si spostano spesso, sono piccoline perché non ci possono stare più grandi, quindi ho pensato di fare questo. Quindi adesso chiamo l'operaio e cominciamo.
ho preso il, diciamo, foglio quello opaco, come vedete prendo la misura, cose abbastanza semplici sopra e sotto, cercavo di essere abbastanza precisi. Ci siamo trasferiti di qua, come vedete mio marito ha preso le varie misure e con il metro e il cutter faremo i tagli, che comunque non sono niente di trascendentale perché io gli ho mandato le misure, me l'hanno mandata praticamente precisa. Eccoci qui pronti per il taglio. Per sicurezza abbiamo messo sotto un... questo era un vecchio piano di un tavolo e quello è un infattiscopa, quindi sono i nostri metodi alternativi e ora facciamo il taglio. Abbastanza semplice, ecco. Prendiamo anche un cutter che taglia come me. Sì, questo è il governo. Ecco, fatto. Della telecamera, più che altro la luminosità, perché altrimenti non si vedeva nulla. Purtroppo l'effetto non è uguale a quello visivo, ma vi assicuro che è bellissimo. Voi state vedendo una parte di finestra opaca che poi vi farò vedere anche da fuori e una parte di finestra così colorata, e come vedete si vede fuori ma non si vede da dentro, e l'effetto comunque non è un mascherone come una carta da parati normale. Per questo ho deciso di farvela vedere direttamente sopra i vetri. Non avrei mai scelto un tipo del genere, cioè solo opaco, bianco o colorato, li avrei scelte uguali ovviamente. Ovviamente starebbero bene su delle finestre bianche, secondo me sarebbero meglio, però ci sono delle fantasie che stanno bene anche sulle finestre così come ho io, e secondo me nell'insieme c'è un effetto, ora lasciate perdere sopra che io ho quei due cose che devo togliere, però è un effetto molto più pulito, molto più bello, perché io comunque posso tranquillamente aprire la finestra senza problemi. Fuori ho la mia finestra come al solito, da fuori si vede così come vedete, sono comunque, vedete, l'effetto è più opacizzante da fuori, per cui da dentro traspare la luce ma da fuori è più opacizzante. Infatti io e mio marito abbiamo deciso che li metteremo la prossima volta li metterò in tutti i finestrini del camper, quindi vi ho fatto vedere anche come si vede da fuori. Io adesso sono tranquilla, vedete, sono lavabili, quindi sono tranquillamente lavabili perché sono di una stoffa plastificata, si staccano tranquillamente, non rovinano le finestre, e secondo me sono anche perfetti se avete dei vetri non nuovissimi, magari che sono segnati, che li volete coprire, insomma non so come mai, ma
secondo me si tratta di un metodo veramente meraviglioso e innovativo. Sotto vi metto tutti i link e i riferimenti per poter comunque accedere al sito e eventualmente, se ho qualche codice sconto, ve lo metto. Per me la rivoluzione, io penso che nella nuova casa, almeno in un bagnetto, forse in quello giù o quello su, non lo so, utilizzerò questo metodo perché mi piace tantissimo. In particolare, e non l'avrei mai detto perché avrei creduto che avrei preferito la semplice opacizzazione del vetro, adoro da morire l'effetto, diciamo, carta da parati trasparente, lo trovo fantastico. Questa è una così una fantasia abbastanza esotica che mi piaceva, perché credevo che comunque sarebbe potuta stare bene con le carte da parati che avevo di là, ma si tratta proprio di due metodi diversi. Con questo metodo potete fare qualunque cosa, io ho visto si possono rivestire mobili interno, esterno, cioè ci si può veramente scatenare in maniera semplice. Io penso di aver preso la mania e forse ricoprirò qualunque cosa. Allora, dietro di me il totale caos, vi domando scusa, ma io sono ancora praticamente in con gli scuri mezzi chiusi perché fa troppo caldo per aprirli. È comunque, cioè, una delle giornate più calde dell'estate, io sto praticamente morendo. Allora, io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Come avevo promesso, vi aggiorno sulla nuova casa. Allora, dovrebbero iniziare i lavori con un enorme ritardo, perché c'è un ritardo di più di un mese. Infatti per questo sono un po' in ansia, perché io comunque il 15 dicembre rogiterò questa casa e il 30 dicembre, il 31 dicembre dovrò lasciare questa casa, per cui insomma avrei avuto bisogno che fosse pronta almeno per i primi di dicembre, ma vedremo. Comunque queste cose sono risolvibili, insomma al massimo mettere i mobili in un magazzino, vedremo. Allora, eravamo rimasti a questo costruttore scomparso, alla fine diciamo che mio marito si era presentato a casa sua parlando con la compagna e diciamo anche piuttosto arrabbiato. Lei non aveva saputo, cioè, dare una spiegazione a quello che succedeva, nel senso che dicevano: guarda che mio marito, cioè, è in buona fede, è tutto a posto, tutto tranquillo, fa, però insomma non so come come giustificarmi e come spiegare quello che sta succedendo. Poche ore dopo lui ovviamente l'ha, cioè, diciamo tra virgolette, minacciata, dicendo: guarda, fammi chiamare, perché sennò, cioè, io veramente faccio intervenire chi di dovere, perché, cioè, non è possibile che io sono 10 giorni che provo a contattarti e non, nessuno mi risponde. Fatto sta che poi gli ha lasciato il numero di telefono, o altrimenti non mi ricordo se gli ha lasciato, ma comunque il costruttore la sera ci ha richiamati con un numero che noi non conoscevamo e ci ha spiegato quello che era successo. Praticamente una decina di giorni prima lui si era recato presso la TIM per cambiare operatore, cioè per andare in TIM da un altro operatore. Aveva spiegato a TIM che lui aveva dei grossi problemi riguardo alla portabilità dei numeri, perché non si voleva trovare con, diciamo, il telefono scoperto, con il numero scoperto per diversi giorni, ecco, perché aveva delle persone a cui dare conto, fra virgolette, tante persone a cui dare conto. Per cui le ha detto che quando praticamente lui avrebbe iniziato a usare questa nuova SIM, inizialmente tutta la rubrica avrebbe ricevuto in automatico un messaggio con scritto tipo: ehi, sono tal dei tali, vedi che per qualche giorno ho questo numero, quindi se mi contatti in questi giorni io ho questo numero. La team ha fatto dei ritardi, quindi lui è rimasto con questo nuovo numero per più tempo del previsto. Il problema qual è? Che io, mio marito e tanti altri non hanno mai ricevuto questo messaggio dalla team, quindi questo numero, questo messaggio non è partito a tutti i numeri della rubrica, e qualcuno è rimasto come noi, diciamo, a bocca asciutta, perché non riusciva a contattare questo benedetto costruttore che dava comunque libero, perché la SIM, cioè nel senso, dava libero, suonava, perché la SIM evidentemente era ancora in funzione, ma insomma praticamente non rispondeva. Ora, io non è che di questa spiegazione abbia avuto proprio la soddisfazione che volevo, cioè nel senso, cioè, secondo me sta cosa qua fa un po' acqua da diverse parti, però insomma l'importante è che questa persona non abbia nessun tipo di problema, e pare di no, perché abbiamo fatto fare dei controlli, che mi finisca la casa con tutti i crismi e ci sarò io a guardare, quindi lo farà, e che vada tutto in porto. Poi per il resto, ciao, tanti saluti e grazie. Come vi dicevo, questa è una persona ben voluta da tutti, cioè lui vive nella via che ha costruito, è continuamente a cena a casa delle persone a cui ha costruito casa, quindi non credo che abbia avuto episodi, diciamo, di malafede con altre persone. Quindi
Ora staremo a vedere, io vi tengo aggiornati come sempre. Quindi, insomma, noi questa spiegazione non è che è andata a genio, ma ce la siamo fatta andare bene, nel senso che non è che ci resti tantissimo da fare. Noi ci sentiamo alla prossima perché il video è venuto già troppo lungo. Vi saluto come sempre, vi ringrazio. Noi ci vediamo prestissimo. Ricordatevi di guardare l'info box perché sotto trovate tutte quante le cose che vi possono servire. Diciamo, se come me vi siete innamorati di questo metodo per fare tipo le tendine per coprire il vetro, ecco. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!